saluto tutti. Come comitato lavoratori, lavoro giovani, lavoratori precoci, hai ragione. Abbiamo inteso proporre questo tema sulle malattie professionali, pensando di riproporre un punto di vista diverso da quello che la cultura generale esprime, cioè riportare i lavoratori al centro delle questioni, nel senso che quando si sente parlare di riforma delle pensioni, del sistema previdenziale e assistenziale, manca sempre un punto di vista che è quello di chi poi alla fine produce la ricchezza in questo paese. Quindi tutta una questione che ruota attorno alla controriforma del sistema previdenziale nasconde dei fatti veri, cioè il fatto che se l'INAIL riconosce 100-200 morti all'anno per malattie professionali, in realtà i numeri dicono ben altra roba, no? Se diciamo che invece i morti sono 10.000 morti all'anno, intanto c'è una strage silenziosa, no? E poi, oltre a questo dato qua, c'è anche un dato sociale, politico ed economico, no? Quindi la speranza di vita è intesa come rischia tutto, come gratta e vinci. Una riforma delle pensioni costruita su questo palinsesto che di scientifico non ha assolutamente niente, invece 10.000 morti all'anno sì, no? Ci porta invece a gridare intanto uno stato di ingiustizia programmatica portata avanti sistematicamente. Questo per smantellare, secondo noi, il sistema previdenziale pubblico, ovviamente, perché l'unica cassa, secondo noi, piena in questo paese è l'INPS, cioè la cassa che tutti i lavoratori ogni mese riempiono. Quindi liberare, secondo loro, queste risorse economiche per sprecarle ancora una volta a giochi speculativi di borsa. È molto semplificato quello che dico, ma il senso è questo. Quindi io mi fermo qui come introduzione, il contributo sarà importante e niente. Poi toccherà a noi portare avanti tutta questa cosa qua e darci anche degli obiettivi di medio termine. Ciao. Compagni, abbiamo pensato bene di organizzare questa iniziativa perché per noi, oltre all'importanza del soggetto, del fatto della salute, delle condizioni di salute, dei luoghi di lavoro, per mantenere la salute dei lavoratori al centro di quella che è la lotta di classe, la lotta per le rivendicazioni, è anche un altro modo per politicizzare questo tipo di lotta e per renderla uno strumento per costruire un soggetto unico che possa permettere ai lavoratori di cambiare questo sistema una volta per tutte. Perché parlare di salute nei luoghi di lavoro, di malattie, di prevenzione, eccetera, di come vengono trattate e conosciute dalle organizzazioni statali, significa anche parlare di come, chi, cosa produce, cioè di mettere in discussione quella che è l'organizzazione capitalistica e il modo di produzione attuale, vigente, a partire dai processi produttivi stessi. Ieri sono stato a un bellissimo convegno organizzato da Medicina Democratica stessa e una cosa mi ha colpito molto della figura appunto che si celebrava ieri di Luigi Mara è che la sua cognizione nel mettere in scatto gli enti statali e le fabbriche, nel far riconoscere le malattie professionali i danni dalle condizioni insalubri, era dalla sua perfetta, ma comunque profonda conoscenza dei processi produttivi. Perché alla fine si tratta di questo. I lavoratori possono dimostrare che questo sistema, perfino nei processi produttivi più innocui, è insalubre, è anti-operaio, anti-umano, si potrebbe dire,
perché conoscono nel profondo quelli che sono i processi produttivi, quelle possono essere le alternative salubri, le alternative che permettono di svolgere un lavoro senza dare per scontato che ci si debba ammalare nelle 8, 10, 12 ore che si lavora al giorno. Perché di questo si tratta. Per il capitalismo, per i commissari politici, i politicanti, i grandi manager, eccetera, noi siamo una merce da consumare nel più breve tempo possibile, da cui ricavare, da cui stritolare, da cui la maggior ricchezza possibile. E questa cosa va invertita a partire appunto dalla consapevolezza dei lavoratori che non è così, che ci sono metodi alternativi di produzione e che questi metodi possono partire dalla conoscenza stessa dei lavoratori in tutti i settori, siano essi operai, impiegati, addetti alla logistica, eccetera, che si occupano di queste cose. Quindi cedo volentieri la parola a quien più esperto di me, il compagno Aurora, e vi prego in seguito di intervenire e fornire le vostre esperienze, le vostre domande, i vostri dubbi e partecipare attivamente a questa discussione. Prego. Bene, grazie a voi. Io credo che è sicuramente necessario anche spiegare qual è la condizione, qual è la situazione, che peraltro credo che sia conosciuta, visto che comunque il problema del lavoro è un problema centrale e che questo è abbastanza noto, come siamo messi male in questo momento. Però oltre a dire questo, penso che sia necessario vedere che cosa fare, come ci si organizza e come si cerca di porre un argine, porre un freno, modificare lo stato delle cose presenti, diceva Udo. E se noi vediamo un po' qual è la situazione, adesso io credo che si potrebbe partire da una frase di Marx che diceva: al padrone non interessa nulla la vita e la salute dell'operaio se non è costretto dalla legge. Naturalmente questo è un concetto che poi va preso ancora più in modo ancora più largo, cioè costretto dalla legge, ma costretto anche dalle lotte e quindi dalla determinazione di chi è sottoposto ad una particolare condizione che cerca di salvaguardare quello che è la sua salute e la sua vita, perché in effetti c'è un certo numero di lavoratori che perde la vita a causa del lavoro, sia degli infortuni che sono una cosa immediata, che delle malattie professionali che magari non si manifestano subito, però che comunque poi possono e portano, in determinati casi portano anche a morte. Allora noi abbiamo un numero, parlando di infortuni, un numero di morti sul lavoro che sono poco più di 1000 all'anno, poi naturalmente non è tutti gli anni, non è uguale, però in quest'ultimo periodo il numero è quello lì. E ci sono di tutti i generi 650.000 infortuni e ci sono 30.000 denunce per malattie professionali. Quindi diciamo che si tratta di un quadro, solo dal punto di vista numerico, che è abbastanza pesante. C'è anche, diciamo che il quadro nel quale ci troviamo è un quadro in cui, a differenza per esempio della mia generazione che lavorava in fabbrica, io oltre a lavorare in fabbrica ho fatto per ore di gioventù anche sindacalista, non c'era la precarietà del lavoro che c'è oggi. C'era l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che comunque salvaguardava, quantomeno uno sapeva che poteva difendersi. Oggi c'è un elevato livello di paura, sia per il discorso di perdere il posto di lavoro, sia perché diciamo la condizione di difesa
è assolutamente precaria. A ciò aggiungo che effettivamente una cosa necessaria, che dovrebbe essere necessaria, sarebbe il sindacato, ma per quello che posso dire e vedere io, anche in base alla mia esperienza passata, è che oggi il sindacato sui problemi della salute non è che sia zero, però c'è assolutamente molto poco, e quindi vedo tutte queste cose fanno che i lavoratori, sia quelli, diciamo, i lavoratori tradizionali della fabbrica, considerando poi che ci sono fabbriche e la gran parte poi sono lavoratori in piccole fabbriche, in piccole aziende, e sia i lavoratori, fra virgolette, buoni, penso per esempio a quelli della logistica, sono assolutamente, se non abbandonati, quantomeno soli. Aggiungendo anche un'altra cosa, che le forme di difesa che c'erano una volta, di carattere sindacale, ma anche di carattere pubblico, penso ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, c'è qui Edoardo Bai, che è un medico del lavoro, che ha lavorato per secoli nei servizi, fin dalle origini. Un po' meno di un secolo, fin dalle origini, e quindi può raccontare la storia. Ma in questi ultimi, lui è andato in pensione prima, ma in quest'ultimo periodo il discorso che il grande supporto che facevano questi servizi oggi decisamente non c'è più. E quindi ci troviamo certamente in un tipo di condizione assolutamente così. Allora, la domanda che ci possiamo fare, prendo spunto da quello che diceva il compagno sul convegno che abbiamo fatto ieri all'università, è che la conoscenza delle condizioni di lavoro e la soggettività dei lavoratori sono delle cose fondamentali, e cioè che se non sono i lavoratori in prima persona che si organizzano e capiscono, analizzano la condizione di lavoro, evidentemente questo discorso di salvaguardare la propria salute è molto difficile. Allora, questo è un po', se volete, un po' un nodo. La cosa che abbiamo visto, che è un po' paradossale, una cosa nuova che ai tempi miei non c'era, c'erano i consigli di fabbrica, c'erano le commissioni ambiente del consiglio di fabbrica, che sono stati rivendicati e ottenuti tramite una legge, il decreto legislativo 81 del 2008, che ha istituito gli RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che avrebbe dovuto essere un passo in più, una possibilità in più di verifica e di controllo e quindi di richiesta e di modificazione degli ambienti di lavoro. Però, almeno quello che ho potuto constatare io, che questa cosa non è avvenuta. Vedi anche perché appunto la dispersione delle fabbriche, cioè le cose strutturali, no? La questione della precarietà, la questione della dispersione dei luoghi di lavoro, le modificazioni dei processi produttivi, tutte queste cose hanno contribuito, e naturalmente anche i ricatti, anche le paure che si sono state, che sono intervenute da parte dei lavoratori. Dico, tutte queste cose hanno determinato una condizione di assoluta difficoltà. Aggiungo un'altra cosa a proposito di difficoltà. Io sono andato a vedere i dati dell'INAIL, INAIL, Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, che metto l'accento sulla A, a parte che quando è stato istituito
1936 c'aveva un F in mezzo. Cosa voleva dire quell'F lì? Che si va tutto nazionale, fascista, assicurazione infortuni sul lavoro. Però là è un'assicurazione, no? A differenza dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, che invece hanno, come dire, hanno e avevano più ieri che oggi, ma comunque anche oggi, fanno un discorso non di carattere assicurativo, ma di carattere immediato di difesa. La funzione dell'INAIL è quello di assicurare quelli che vengono colpiti da malattie professionali e da infortuni sul lavoro, e quindi è un discorso di tipo diverso che non necessariamente porta alla cosa fondamentale che è la prevenzione. E quindi diciamo il problema fondamentale e il discorso fondamentale che noi facciamo, che vogliamo portare avanti, è quello di organizzare i lavoratori direttamente tramite il discorso della prevenzione. Il lavoro, poi chiudo, che è il lavoro che si faceva prima e che abbiamo rivisto nel convegno che abbiamo fatto ieri all'Università di Milano, a partire da uno dei consigli di fabbrica storici, che era quello della Montedison di Castellanza, era quello di partire dalla conoscenza della condizione di lavoro, no? Adesso questa conoscenza è rinchiusa dentro nella cosiddetta valutazione del rischio che devono fare le aziende, ed è bene che lo facciano, per carità, però bisogna che la valutazione del rischio la facciano anche e prima i lavoratori, no? E quindi il discorso è: conosciamo, che si faceva un tempo, conosciamo quello che è il processo produttivo. Processo produttivo, anche se è cambiato, perché la cosa che ci ponevamo anche dentro medicina democratica, sì, però adesso le cose sono cambiate. Non è che si parlava del gruppo omogeneo, adesso è cambiata l'organizzazione del lavoro, il gruppo omogeneo è diverso, c'è il decentramento produttivo. Come facciamo? Dobbiamo trovare il modo, ma il modo c'è sicuramente, perché il metodo resta quello: ricostruire il ciclo produttivo, partire dalla merce che entra dentro nei luoghi di lavoro e seguire tutto il corso e vedere cosa fanno i lavoratori, a che sostanze sono, che tipo di organizzazione, con che sostanze hanno a che fare, vedere se ci sono o ci sono stati degli infortuni, perché questi sono avvenuti, e dire: questo discorso deve essere modificato, se deve essere modificato. Ritornando alla questione dell'INAIL, una delle rivendicazioni che facciamo è questa, che è tanto tempo che portiamo avanti, si può dire da quando hanno modificato la legge, e che il riconoscere quelle che sono le malattie, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli infortuni, deve essere posto in capo alla sanità, deve essere posto in capo ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro. E questo era previsto dalla legge 833 del 78, di cui ricorre il 40° anniversario di quest'anno, e che invece poi primo doveva essere applicato entro un anno. Dopo un anno non è stato applicato niente, ma dopo 10 anni, 1988, dentro in una legge finanziaria, hanno detto che l'INAIL viene mantenuto così com'è. E quindi è rimasto il discorso prevalente di carattere assicurativo. Faccio semplicemente un esempio di una delle cose di cui noi molto ci occupiamo, che è la questione dell'amianto. Ci occupa anche molto Michele Michelino, perché ho visto nei dati dell'INAIL che ti dicono ci sono 1300 morti anno per tumore
per tumore professionale nelle donne. E i mesotelioni sono calcolati in circa 1400 all'anno. La speranza di vita per i mesoteliomi è non più di un anno, no, poi ci sono quelli che durano anche di più. Ah, poi ci sono altri tipi di tumore, solo per l'amianto c'è anche per esempio il tumore del polmone, no? Sono sicuramente molto di più e non si sa quali sono. Per saperlo bisogna fare un certo tipo di lavoro che si è anche provato a farlo tramite un sistema di cui sicuramente parlerà Edoardo Mai, ma che però poi questa cosa non si è effettivamente generata. E quindi credo che uno dei nodi, se la cosa fondamentale e importante è il protagonismo e la partecipazione dei lavoratori, l'altro è anche quello di vedere il sistema come funziona e, diceva appunto, dobbiamo applicare le leggi, di leggi ce ne abbiamo anche abbastanza, ma ci sono certe norme che non sono assolutamente adeguate a rispondere alle esigenze che noi abbiamo. Adesso io poi naturalmente si potrà discutere nel merito, ci sono certo altre cose da dire, comunque poi diranno anche loro. Quello che una volta c'era nel dubbio per aiutare potenti. Io sono vecchio, per cui io ho vissuto e lì si faceva sul serio, nel senso che le indagini le facevano gli operai, non neanche i delegati della sicurezza, perché una persona non fa un'indagine. I responsabili oggi di Mabile possono solo verificare una valutazione del rischio che ha fatto un altro. Per cui è già una posizione di svantaggio, perché sì, c'è sicuramente di meno, ci sono sicuramente delle felicità. Quando si faceva c'era sempre qualcuno che tirava, no? Bertolozzo a Porto Marghera, 1700 morti, delle donne e altri all'Alfa Romeo. All'Avil, quando questa cosa prevedeva una forza in fabbrica del movimento operaio che adesso per quello non si fa, non è che siete diventati meno bravi o più fifoni, se avete un posto di lavoro che forse, no, io mi ricordo uno dell'Acra che c'aveva accanto la vescica, che era venuto per il lavoro. Devi alzare la voce perché non... Ah. Che c'aveva il cancro la vescica perché lavorava con le ammiri aromatiche, faceva i coloranti, e che io mi sono fatto male. Però alla fine mi sono arrabbiato e ho detto, ma c'hai un cancro, perché? E non se ne voleva rendere conto e diceva, ma io sì, c'ho il cancro, ma devo dar da mangiare dei figli. No? Oggi questo è il discorso prevalente. E questo sistema di verificare le nocività della fabbrica e l'analisi delle malattie che vengono per la fabbrica, poi è saltato fuori, cioè si è trasferito fuori nell'ambiente. Ci sono molti gruppi, centinaia di anni, di comitati contro la nocività dell'ambiente che sanno tutto delle fabbriche, no? Cioè, a parte l'Ilva che è il caso più clamoroso, ma ce ne sono tanti, si ammassa, c'è. No. Questo metodo è stato preso in mano dagli ambientalisti adesso. E è un peccato perché poi diventa quasi un oggetto di scontro con gli operai. Però questo metodo è validissimo. Io dopo me ne darò uno. È paro paro quello che diceva per gli operai Aurora. Tra l'altro con maggiori mezzi, perché questi comitati hanno oggi una struttura conoscitiva migliore di quella che c'era prima.
sull'Ilva sanno tutto, si sa tutto, quante tonnellate escono, quante ne lavorano, quante malattie fanno, quali sono gli imbrogli che stanno facendo con Mitra, cioè, è impressionante, è un lavoro che si dovrebbe fare insieme, purtroppo spesso, e questo finisco, ci si scontra invece che lavorare insieme. Secondo me bisognerebbe, anche se c'è un grosso problema di mettere insieme la necessità di lavorare e la necessità di lavorare bene, perché se no, no. Adesso vi do i dati, io ho portato solo un po' di dati perché essendo un tecnico che faccio, vi do i dati. Allora, una prima cosa da sfatare secondo me è che tutti parlano di infortuni e dicono gli infortuni sono una cosa gravissima, no? Sono una cosa che colpisce, 1000 o morti. Le malattie professionali ne fanno almeno 20 volte di più, ma almeno 20 volte. Io ho fatto personalmente l'indagine all'Alfa Romeo per la procura, perché adesso ci sono in ballo dei grossi processi per i morti sul lavoro che vale la pena seguire sia sull'amianto sia sull'altro. Nell'Alfa Romeo ho contato 170 morti per malattie professionali, cioè essenzialmente per cancro alla vescica, per mesotelioma e cancro al polmone. Questo come le 10.000 in Emilia Romagna c'è la medicina del lavoro che è costata almeno di 10.000 morti, certo. Almeno. Certo, certo. Allora io vi ho portato invece i dati dal 2001 al 2007, dal 2014 al 2017 della ASL di Milano, dell'ATS di Milano, perché sono quelli che vi interessano. Se vi interessano, i totali delle malattie professionali sono 2023 a Milano. Le malattie più frequenti, la sordità c'è ancora un bel numero, sono 400 persone. Le mal di schiena, cioè la malattia delle rachide professionale, sono un bel numero, che sono 475, non sono le più gravi però, sono invalidanti. I mesoteliomi sono ancora solo a Milano 282, non sono pochi, non sono pochi. Quelli che vengono registrati all'ETS, poi ci sono quelli che sfuggono e che non saranno mai trovati, perché sapete che viene dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni che uno è in pensione. E chi lo becca più, quello che se n'è andato al paesello perché era calabrese. Poi quelli dell'apparato muscolo scheletrico, che è un'altra malattia frequente, sono i movimenti ripetitivi che fanno delle lesioni muscolari e osse, che sono 377 casi. Ve ne dico solo alcuni, tanto per le malattie dell'apparato respiratorio sono qui 45, perché contano solo le bronchiti croniche e non i tumori polmonari. No, qui non c'è. Vedete che c'è un tumore polmonare, sono 72, meno dei mesoteliomi, ma semplicemente perché non li registrano. Cioè questa non denota una carenza del tumore professionale, perché è noto nelle indagini epidemiologiche fatte seriamente che per ogni mesotelioma si contano almeno due tumori al polmone, per cui in realtà questo dato è molto sottovalutato. Cinque minuti ancora o devo andare in fretta? Allora, vi dico che è possibile oggi fare questo lavoro di verifica nelle aziende di quanti tumori ci sono, almeno i tumori, con un metodo che ha inventato Paolo Bresignani, che si chiama Occam. Semplicemente siccome son tutti i dati informatizzati, le malattie sono nel registro delle dimissioni ospedaliere, il lavoro è all'INPS. E chi non è al lavoro per fare il controllo è l'anagrafe delle persone che non sono esposte. Mettendo insieme questi dati si possono contare le malattie per fabbrica, facendo delle indagini epidemiologiche. Di solito un'indagine statistica ci vale almeno un anno,
Io ne ho fatte personalmente da solo con questo sistema almeno 1500 in un mese. Occam? Sì, con Occam. L'ho fatto sulla PS di Milano, ma non, vi dico solo i risultati. A Milano, sulle fabbriche aperte adesso e non su quelle chiuse, a Milano ho preso 1309 aziende. 1309 aziende. C'è un aumento di tumori in 115 aziende sulle 1309. Quindi il problema dei tumori è ancora un problema che interessa il 10% delle fabbriche aperte adesso a Milano. L'ho fatto nel 2015, però credo che non sia molto cambiata la situazione. Ci sono, non ve la dico tutte perché sennò, ci sono 49 aziende che hanno un aumento significativo statisticamente, cioè che è una prova senza ulteriori indagini. Sull'altro non si sa, bisogna vedere se questo aumento è un caso o non è un caso, ma non ve lo spiego. E c'è poi, questo ve lo dico e poi chiudo, per l'amianto tanto parla lui, se no non faccio in tempo. C'è un altro pericolo che non se ne parla molto, perché fa più impressione i tumori, ma questo secondo me è ancora più grave, che si chiama interferenti endocrini. Nelle aziende ci sono almeno 553 sostanze che sono interferenti endocrini. L'avete visto al lavoro a Seveso, no? La diossina è un interferente endocrino. Nascono più femmine, vengono gli infarti, vengono gli ictus. Ma c'è un grosso problema che è stato tirato fuori, guarda caso, dai comitati, che è il Veneto. Ci sono le quattro province del Veneto che hanno i pozzi inquinati da un'azienda, che è la Vitelli, con 400.000 esposti, che sono quelli che bevono quell'acqua. Ho fatto io un'indagine di mortalità e è aumentato del 48% l'Alzheimer. È aumentato il tumore al testicolo, il tumore alle rene, sono aumentati del 20% almeno sia l'infarto sia l'ictus. Questo è il sistema. Finalmente, dopo questa cosa, hanno fatto anche l'indagine nella fabbrica, che è la Miteni. Hanno trovato le stesse malattie negli operai. Aumentate, non in maniera significativa statistica, perché gli operai sono solo 600, statisticamente questo campione è piccolo, non si può provare niente, ma si può provare perché ci sono gli altri. Ovviamente tutti dicono, ma questo non è provato statisticamente, questi discorsi non me li faccio perché sono noiosi e sono truffaldini. In realtà questo indica che c'era bisogno di fare l'indagine in azienda prima. È molto meglio farla prima e farla nelle altre aziende, perché ci sono infinite produzioni, che ne so, il Gore-Tex è fatto con questi interferenti, che sono le zanne. Le scarpe sportive sono fatte con questi interferenti, quindi le pelli sono fatte con questi interferenti, il Teflon, che è quello del fondo delle bandiere, sono fatte in questi. Per cui in realtà c'è un mare di operai anche fuori. No? No. Il caso è stato posto dall'esterno e dall'interno, che dovrebbero invece preoccuparsi di quello che stanno facendo come produzione. Io ve lo dico come esempio, perché in realtà la carenza di conoscenze nell'azienda possa sottovalutare i rischi, anche perché questi rischi si dopo che uno va in pensione, quindi non ci se ne accorge. La cosa più impressionante, perché vince di tutti gli altri, che questi operai hanno del colesterolo almeno 50 volte sopra il limite di 200, che è quel ritenuto alto. Voi sapete che se andate dal medico e dire ho 300 di colesterolo, dicono mettiti a dieta, mangia poco sale, ecco, se siete esposti a questo rischio, altro che 300, sono 5 di. Questo è. Io finisco qui perché ho finito di nuovo, senza male. No, tanto per questo è.
solo due parole sull'Ognanti, che poi ne parla meglio Michelino. Allora, per l'amianto, che è una cosa ancora attuale, c'è una buona notizia e una cattiva. Cioè, la buona notizia è che sta calando il numero di mesoteliomi, perché sta calando il numero di esposti. La cattiva notizia è che nella edilizia e nella ristrutturazione con le bonifiche invece il rischio esiste ancora molto, anche se vanno su con la maschera, anche se vanno su. C'è stata fatta un'indagine epidemiologica in Inghilterra dove c'era ancora quattro volte l'atteso di un tumore al polmone e un po' di più di mesoteliomi. Questo vuol dire che bisognerebbe farla anche qua. Noi l'abbiamo proposta, ma non ce l'hanno fatta. La regione o con Occam, gli altri che hanno registro, potrebbe fare benissimo, probabilmente non ha voglia di farla. Non si può fare un esposto, no? No, abbiamo figure se non l'abbiamo fatto. L'ultima cosa, e poi mi fermo, non è solo il mesotelioma che provoca l'amianto, sono anche molte malattie, anche gravi, tipo l'asbestosi, però adesso le cariche di esposizione sono più basse, non c'è più, ma ci sono altri tumori, oltre il polmone. E la cosa grave è che l'Ognanti ha dimostrato che è cancerogeno anche per via ingestiva, cioè viene al polmone perché lo respiri, ma nessuno pensava che venisse anche se lo bevi. Invece, se le acque sono inquinate, come lo sono in molti posti, per esempio a Bologna, dove ci sono acque con almeno 1000 fibre al litro di acqua, perché ci sono tubi di Eternit che trasferiscono le acque a casa vostra, no? Dentro sono sotterrate, sono quelli grossi, sono migliaia di chilometri di tubi di Eternit. E l'acqua, specie se è un po' acida, corrode il cemento e libera le fibre. E queste finiscono nel nostro ambiente. Questo problema è nuovo perché è stato posto da poco da Ognanti, ma anche questo è un problema da guardare perché sempre. Okay. Sì.